2017 comincia con un prezzo che è stato del petrolio, che è quello che guida tutto il mondo dell'energia, che è un po' ballerino. È salito perché è entrato in vigore il nuovo accordo OPEC e non OPEC, che porta a una riduzione dell'offerta, dovrebbe portare a una riduzione dell'offerta e perciò maggiore equilibrio e prezzi che dovrebbero risalire del petrolio. Questo ha trascinato già negli ultimi 2 mesi anche il prezzo del gas, che a sua volta spinge sul prezzo dell'elettricità. Ne segue che le bollette degli italiani negli ultimi mesi, e in particolare dal 1 gennaio, sono in aumento. Per l'elettricità abbiamo avuto una crescita dell'1%, per il gas siamo al 4%. Per la benzina, aumenti generalizzati anche per il gasolio intorno al 10 centesimi di euro per litro, e questo dovrebbe continuare nel 2017, perché dopo 3 anni di eccesso di offerta di petrolio, nel 2017 si profila maggiore equilibrio con prezzi che dovrebbero tornare a salire, anche se non ai livelli a cui eravamo abituati fino al 2014, di $110 per barile. Adesso siamo 55, i minimi un anno fa erano di 27, andremo verso i 60, 65 o 70. Questa è nell'ipotesi più probabile, ma ricordiamoci che nel mondo dell'energia l'unica certezza è sempre l'instabilità dei prezzi.